Quali sono le regole per fare musica? E le regole della musica stessa? Si discute molto su metodi, corsi, processi produttivi. E in questo bell'articolo dedicato a Henry Threadgrip, che è un grandissimo musicista jazz, si critica quello che è un po' il metodo comune delle università, soprattutto americane, nel raccontare la musica, nelle scuole dedicate alla musica. Questo perché quando cerchi di includere tutto in una tradizione, di dargli una spiegazione in base ai tuoi schemi mentali e anche di cercare di dare un senso normativo a tutto, finisci per operare delle grandi forzature. E soprattutto ne va della formazione dei futuri musicisti e artisti. Secondo Threadgrip, questo genera un appiattimento nelle generazioni attuali e quindi si tende a ricreare sempre gli stessi schemi, anche perché tutto ci viene fornito secondo degli schemi. E allora si cerca di andare a capire le frasi dei grandi solisti e di dargli un senso armonico, e allora ha fatto questo perché questa nota ci sta bene qui, cosa? Invece di cercare di capirne gli spunti creativi. Cercano di riproporre gli stessi meccanismi, quindi non viene mai fuori qualcosa di veramente nuovo o qualcosa di innovativo, portando anche a una presunta crisi generale del genere o del movimento. Al di là di discutere o meno del jazz, se torniamo a parlare di noi DJ e iniziamo a studiare come si fa un brano deep, che cos'è la deep, quali sono tutti i processi da mettere in atto e le regole per creare un brano deep, se seguiamo pedissequamente quelle regole non finiremo che fare qualcosa di già sentito, è evidente. Quello che manca forse è gli strumenti per sviluppare un processo creativo nuovo. Al di là di discutere delle scuole, è bene interrogarsi su il seguire o meno le regole. L'approccio che diamo in questi video è quello di dare degli spunti interpretativi, innanzitutto, perché c'è una moltitudine di variabili ed è difficile orientarsi. E poi anche negli argomenti, negli aspetti più specifici, si danno degli input che poi ognuno sviluppa a modo suo. È per questo che diciamo spesso di mettersi a fare, prima di tutto, e poi lasciamo ampio spazio e margini interpretativi nei vari settori, per esempio della produzione di un brano. Se per quanto riguarda la musica suonata c'è una teoria di fondo importante, che ci vogliono anni di studio, però una volta iniziata a conoscere la teoria, che quello studio non finisce mai, se si vuole comporre, partecipare, creare qualcosa, non devi seguire solamente gli insegnamenti teorici. Alle volte capita di lavorare con dei musicisti che ti dicono: sì, ma un brano di questo genere va fatto così, bisogna mettere una melodia così, bisogna mettere una parte di fiati così. Tu hai un'idea nel quale puoi mischiare magari delle influenze diverse e ti dicono: no, però bisogna scegliere o quello o quell'altro. Boh, ci sono delle sue ragioni di fondo a questo. Però se si fa qualcosa secondo quello che è già stato fatto e già esiste, non finiremo per fare niente di troppo interessante. Le scuole, i corsi servono per fornire degli strumenti e non delle risposte. Se si vuole portare avanti il processo creativo, l'inventiva, l'intuizione e lo spunto personale sono degli aspetti da non trascurare a vantaggio delle regole che ci sono e non se ne può fare a meno. L'idea di pensare fuori dalla scatola, l'idea di non farsi influenzare troppo e tantissimi altri spunti che vengono fuori dai 1000 corsi, tutorial e elementi in cui possiamo entrare in contatto. L'importante, che ci tengo e traspaia dai video che facciamo, è che la personalità di ognuno venga fuori e si trovi un modo di farla venire fuori attraverso il lavoro quotidiano, la produzione e il mettercisi lì giorno per giorno sul pezzo, sulla musica, sugli strumenti, anche grazie ai contributi che possiamo apprendere da fuori. Per qualsiasi commento c'è spazio qua sotto, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi su YouTube e su Facebook e alla prossima!